Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a fare insieme lo zaino da trail per delle gare da 50 a 100 km. Vediamo insieme un attimo come fare lo zaino, dove ha più senso investire i vostri soldi e soprattutto come fare uno zaino bilanciato. Ma iniziamo subito col video. Affrontiamo il range 50-100 km perché normalmente diciamo che la differenza tra una gara da 50 e 100 km non è tanto nel materiale che portiamo quanto nel cibo che dobbiamo portarci dietro, quindi possiamo dire che il materiale è un pochino lo stesso. E come prima cosa naturalmente dobbiamo pensare allo zaino. Lo zaino è il primo dei tre oggetti sul quale secondo me ha senso spendere un po' di soldi, perché è quello che dovremo portarci dietro tutto il giorno. Se ci fa sudare faremo una brutta gara, se ci dà fastidio, ci dà irritazione, ancora peggio. Quindi lo zaino è sicuramente il primo oggetto su cui dobbiamo investire. E cosa andiamo a mettere all'interno dello zaino? Iniziamo dalla parte posteriore, dalla tasca principale che di solito ha uno zaino, partendo diciamo dagli indumenti. Io cosa mi porto di solito, che poi è anche richiesto molte volte al materiale obbligatorio? Un paio di pantaloni che io preferisco utilizzare quelli a tre quarti e nel caso avere una calza un pochino più lunga, ma di solito sono richiesti, quindi avere una combinazione che vada a coprire completamente la gamba. E io ho questi qua della Gore, mi ci trovo molto bene, li utilizzo da diversi anni, poi naturalmente di tutto quello di cui vi parlo vi lascio i link in descrizione per andare a vederli. E niente, loro vengono sempre con me, sono quasi sempre parte del materiale obbligatorio, quindi vanno portati. Per la parte superiore, presupponendo che naturalmente partiamo già con una maglietta e un pantaloncino corto, quello lo presupponiamo, un paio di manicotti. Su questo secondo me non ha senso tanto investire. Io ho dei manicotti pagati, se ricordo male, 15-20 euro da Decathlon, sono da ciclismo, ma mi ci trovo benissimo, li utilizzo da diversi anni, sono anche abbastanza contenitivi, quindi non cadono. Davvero, mi ci trovo super bene. E loro, io preferisco utilizzare i manicotti per il semplice fatto che sono molto più gestibili. Magari arrivo in cima a una salita e tira vento, li possiamo sollevare. Pian piano che scendiamo inizia a far caldo, li possiamo togliere. Avere una seconda maglia è un pochino più complicato perché ogni volta dovremo stare a toglierci lo zaino, rimettere la maglia, togliere la maglia. Secondo me i manicotti sono una buona scelta e questi qua di Decathlon mi assicuro lavorano bene. E poi il secondo oggetto su cui a mio parere ha senso andare a investire è la giacca impermeabile. Secondo me ha senso andare a investire perché è uno di quegli oggetti che davvero lo compriamo oggi, magari ci dura anche per 7-8 anni senza nessun problema. Compratelo almeno da 20.000 colonne d'acqua, perché in alcune gare chiedono 10, in alcune 15, in alcune 20.000 colonne d'acqua minimo. Se compriamo subito le 20.000 colonne d'acqua siamo a posto, possiamo affrontare qualsiasi gara. Quindi tutto questo abbigliamento va messo all'interno di una busta trasparente. Perché? Mentre io inserisco le robe all'interno della busta vi racconto il perché. Va inserito all'interno di una busta trasparente per il fatto che non si devono bagnare. Quindi cosa succede? Che quando noi mettiamo la roba all'interno del nostro zaino, il nostro zaino, non essendo impermeabile, c'è il rischio che il sudore prodotto dalla nostra schiena vada all'interno dello zaino e bagni tutto. Idem se dovesse piovere, l'acqua entrerebbe all'interno dello zaino e bagnerebbe tutto. Inserendo gli oggetti all'interno di una busta trasparente, in questo modo siamo sicuri che non si vadano a bagnare né col sudore né con l'acqua. Questo va fatto su quasi tutti gli zaini, tolti quelli impermeabili. E una busta trasparente comunque la potete trovare un po' ovunque. Io utilizzo una dell'IKEA classica, può andare bene qualsiasi cosa. Questo poi è la prima cosa che vado a inserire all'interno dello zaino per far sì che vada a contatto con la schiena. Preferisco avere questo a contatto con la schiena perché è morbido, perché non dà fastidio e non mi dà problemi mentre corro. Perché faccio un esempio, se mettessi dentro come prima cosa la torcia, esempio, e questa muovendosi iniziasse a toccarmi la schiena, dobbiamo fermarci, rimetterla a posto perché magari ci dà fastidio, quindi meglio avere come prima cosa a contatto con la nostra schiena gli indumenti perché sono morbidi. E visto che ne parlavamo, naturalmente la torcia secondo me è il terzo oggetto su cui dobbiamo andare ad investire. Questo perché in base alla gara che andiamo ad affrontare ci sono, ad esempio, quelle da 50 km che di solito partono al mattino, 70 ancora al mattino molto presto,
ma già una 100 km normalmente magari parte la sera prima. Quindi se noi puntiamo magari di questo range, meglio avere una torcia che ci aiuti a poter fare qualsiasi tipo di gara e soprattutto che ci copra almeno più di una notte. Ecco, in questo modo con una buona torcia possiamo fare tutti i tipi di gare che vogliamo, primo. Secondo, vediamo meglio gli oggetti e quindi c'è meno possibilità di farsi male e cadere. E terzo, la torcia comunque è uno di quegli oggetti che possiamo utilizzare per tantissimi anni senza problemi, quindi anche qua ha senso investire. E lei naturalmente la andiamo a inserire in fondo. Poi questo dipende perché comunque di solito la torcia quando la utilizziamo l'abbiamo in testa e nel momento in cui la togliamo ce ne passa prima che dobbiamo riutilizzarla, quindi di solito la inserisco qua in fondo. Altra cosa che mi porto è un piccolo kit medico. Qua all'interno ho il telo termico, di solito obbligatorio, la fascia elastica per le fasciature, anche lei di solito obbligatoria, e poi mi porto anche un qualcosa per bendare, qualche benda monouso, giusto per avere un qualcosa da utilizzare in caso ci facciamo male, per arrivare al ristoro successivo dove magari abbiamo l'aiuto di qualcuno del soccorso. Presupponendo che, come dicevo, telo e fascia sono obbligatori. Il resto io lo porto, pesa poco, ci dà una garanzia in più. Decidete voi se portare anche qualche fascia o no. Però anche lui va qua dietro. Quindi tutta la parte posteriore è finita. Io di solito per una gara, come materiale obbligatorio e i miei consigli, mi porto tutta questa attrezzatura. Andiamo a questo punto a chiudere lo zaino e a girarlo. Allora, nella parte anteriore, beh, naturalmente qui la prima cosa che andiamo a inserire sono le soft flask, perché queste vanno portate. Io vi consiglio le soft flask in gara piuttosto che la sacca idrica, perché è molto più semplice anche tirarle fuori, riempirle. Io mi ci trovo meglio rispetto alla sacca idrica, poi in questo fate voi. Sicuramente una cosa che vi consiglio è di portarne sempre due, anche se come materiale obbligatorio c'è scritto che magari ne basta una sola. Portatene almeno due perché non si sa mai, davvero potrebbe essere una giornata, potrebbe venire fuori una giornata veramente molto calda e una potrebbe non bastarvi, quindi sempre almeno due. E le andiamo a inserire dentro il loro alloggio. Poi io vado a inserirvi subito il telefono. Il telefono perché poi vi spiego come fare uno zaino bilanciato. Telefono obbligatorio perché dobbiamo avere sui numeri di sicurezza per essere rintracciati, quindi anche lui fa parte del materiale obbligatorio. In questo zaino c'è la taschina pensata per lo telefono, quindi andiamo a metterla proprio da questa parte. E qui arriva il come fare uno zaino bilanciato. Noi siamo andati a inserire il telefono sullo spallaccio di sinistra. Un telefono di solito pesa sui 300 grammi più o meno. L'obiettivo è quello di bilanciare il peso dall'altra parte. Con cosa? Io ci metto le barrette e i gel. Con queste barrette e con questi gel cerco di andare a bilanciare il peso del mio telefono. Quindi qualche barretta e qualche gel le metterò a destra, tentando appunto di bilanciare il peso tra i due spallacci. E poi i restanti gel li metto anche nella tasca di sinistra senza farmi tanti problemi. Eccoci qua. Altra cosa che va sempre portata dietro è il bicchiere morbido. Quei bicchieri morbidi che si utilizzano per bere quando arriviamo ai ristori, anche loro fanno parte del materiale obbligatorio e lo andiamo a inserire magari, visto che è leggero, nella parte abbiamo inserito il telefono, che comunque quello lì porta via un po' di spazio, ma è super leggero, e andiamo a inserire in quella tasca. Ultime cose che vanno portate: occhiali da sole, perché comunque, soprattutto se facciamo d'estate e magari stiamo tante ore all'aria aperta, sono fondamentali. Insieme agli occhiali, il cappellino, anche lui, molte volte fa anche parte del materiale obbligatorio il cappellino, alcune volte. E poi, in base a come siete abituati, ma sulle gare di queste distanze, io ve li consiglio a prescindere, bastoncini. Bastoncini perché se affrontiamo anche delle salite da un'ora e passa, possono davvero aiutarci tanto. Quanto dovrebbe pesare uno zaino del genere? Allora, diciamo che senza acqua e senza barrette, se riusciamo a stare dentro il chilo, top. Se arriviamo al chilo e mezzo non è un problema. Poi naturalmente il peso totale dipende da quante barrette ci portiamo. Mi è capitato di portare anche uno zaino a 3 kg perché ho dentro una decina tra barrette e gel, quindi dipende da gara a gara. Mi raccomando, guardate sempre cosa c'è come materiale obbligatorio, perché a me è capitato anche di portare dei piumini, è capitato di portare delle posate con una ciotola.
diciamo che un po' le gare, un po' i direttori di gara ogni tanto fanno portare delle cose strane, però questo è davvero, a mio parere, il minimo indispensabile. Detto ciò, ragazzi, ho la speranza di avervi aiutato a fare il vostro zaino per la vostra prossima gara. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!